Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere cosa contiene questa fantastica busta. Fantastica perché tra l'altro manca a farla apposta, è uno dei miei colori preferiti. Viene dal Giappone, da Tokyo, ed è stata inviata dall'azienda One Key, che progetta e costruisce e distribuisce alcuni dei migliori hardware wallet che possiamo trovare in circolazione, forse uno degli hardware wallet più venduti per l'appunto in Asia. Tra le altre cose, per appassionati e collezionisti di questi accessori, come potete vedere alle mie spalle, sono uno di questi. I fruitori più esigenti, inizio già col dirvi che questo hardware wallet è il 100% open source. Sul fatto dell'essere open source ci sono diverse scuole di pensiero. Ovviamente il codice è verificabile da tutti, però a meno che chi compra questo hardware wallet, come posso essere io, non sono un esperto di programmazione, di linguaggio di programmazione per questi sistemi, mi devo comunque affidare a qualcun altro che dice: l'ho letto, ho analizzato il codice, è vero quello che dicono, è sicuro e quindi potete utilizzarlo. Stessa cosa invece è per un hardware wallet che non sia open source, io mi devo fidare all'azienda che lo certifica. In entrambi i casi, a meno che non ho possibilità io stesso di verificarlo, mi devo sempre fidare di terze parti. Quindi nel caso fate voi le valutazioni. Qualora questo dovesse essere un vostro cruccio, perché per molti mi accorgo che lo leggo nei commenti, una domanda più ricorrente: è open source? Non è open source? Quindi date il giusto peso a questa considerazione, a questa domanda, è la vostra risposta. Perché alla fine, come ho detto, bisogna sempre fidarsi di terze parti, a meno che non siamo noi ad analizzare il codice. E mi viene a pensare che se un'azienda vuole continuare a esistere, non vuole fallire, quindi deve fare le cose come si deve, e anche se il codice è certificato e analizzato dall'azienda che lo produce, potrebbe non essere poi così male. Quindi, il succo di quello che volevo dire, non soffermiamoci troppo su cose che vanno al di là delle nostre conoscenze, delle nostre possibilità. Ci sono ben altre caratteristiche eventualmente da farci venire un cruccio. Per quanto riguarda il packaging, come vedete, è molto elegante e minimal. Potete notare la certificazione EAL6 Plus, che va da una scala da 1 a 7, il livello di sicurezza e garanzia per quanto riguarda i prodotti elettronici. Ovviamente, per avere un EAL, a seconda del livello, hanno avuto bisogno di superare determinati test, quali magari test sicurezza, intrusione e determinati requisiti. Un livello più alto fa sì che l'azienda certifichi il suo prodotto con una qualità, una sicurezza maggiore, ma soprattutto ha dovuto fare un investimento sia in costi per avere quella certificazione anche nel prodotto stesso, ma soprattutto anche in tempo. Quindi quando un EAL è più alto rispetto agli altri è sempre un'ottima cosa. Quando ricevete un qualsiasi hardware wallet, ma anche questo nello specifico, come vedete qua nel posteriore c'è il sigillo di antimanomissione della confezione. Se il sigillo non è stato compromesso, vuol dire che nessuno ha aperto questa confezione. E ora andiamo a aprire la scatola. Tiriamo la linguetta. Ovviamente il sigillo si trova sia nella parte in basso sia nella parte superiore. Procedo con l'apertura della confezione, se non mi cade, e spero che non mi cada, visto quanto sono maldestro. E troviamo nella confezione ovviamente il libretto di istruzioni e manuale d'uso, il QR code per andare a scaricare l'applicazione. Infatti poi l'hardware wallet va collegato a un software che può essere sia per dispositivi mobili e soprattutto anche per desktop oppure per estensione, ma poi andremo a vederlo nel dettaglio. Quindi manuale d'uso da leggere attentamente, ma potete anche leggere all'interno del sito su come far avviare l'hardware wallet. Abbiamo poi i classici bigliettini per andare a scrivere le nostre recovery seed. E molte volte, aprendo queste confezioni, ci facciamo anche poco caso, ma in base anche a come hanno allestito il pacco e la confezione, capiamo anche la sicurezza e la buona volontà dell'azienda per andare a preferire una cosa piuttosto che un'altra. Questo è il nostro hardware wallet e, come potete notare, è custodito all'interno di un altro sacchettino con un sigillo. Quindi abbiamo il sigillo antimanomissione sia nella scatola
esterna, ma soprattutto anche all'interno del nostro hardware wallet, che è custodito in questo sacchettino, dove il sigillo deve risultare in questo modo. Questo perché è utile, a parte per quello che vi ho detto, ma essendo un prodotto elettronico che arriva dall'estero, potrebbe essere fermato alla dogana per eventuale controllo. Quindi potrebbero aprire la scatola dalla dogana per controllare che cosa c'è al suo interno ed eventualmente non aprire il nostro hardware wallet. Quindi abbiamo due sicurezze per quando riceviamo il pacco. Ovviamente, qualora risultasse manomessa sia la scatola sia l'apertura, il sigillo, meglio contattare l'azienda che ce l'ha spedito, quindi in questo caso OneKey. Tanto nella confezione poi abbiamo anche il cavetto Type-C. Quindi da questo si evince la possibilità di collegarlo al dispositivo con l'USB Type-C, ma supporta anche la connettività Bluetooth. E come potete vedere è un accessorio, è un hardware wallet molto molto piccolino. Apro il sigillo e andiamo a vedere come si presenta il nostro hardware wallet. Guardate, veramente piccolino, con i tastini per una interazione più semplice rispetto magari a un touchscreen, e un display OLED che purtroppo non è a colori, però diciamo che si vede bene per l'utilizzo che deve fare. E per farvi capire un pochino meglio la praticità di questo hardware wallet, perché è veramente sottile, guardatelo confrontato con il card wallet di Tangem. Guardate lo spessore della carta e guardate lo spessore di questo hardware wallet, quindi veramente veramente pratico, tenendo conto che ha una batteria integrata e un display OLED. Ovviamente la batteria non è di quelle super potenti, mi pare sia un 110 mAh, ma un display OLED a bassa consumo, bassissimo consumo energetico. Tra l'altro, per quanto riguarda il peso, è di circa 20 grammi, con una risoluzione di 126x64. Siamo sul sito del produttore OneKey, qua possiamo vedere tutti i prodotti. Di nuova uscita abbiamo il OneKey Pro e il OneKey One S, quello che vi sto mostrando, che si trova come fascia prezzo di quelli, diciamo, possiamo chiamarli entry level per quanto riguarda il prezzo. È di $99, dovrei riuscire a ottenere anche un codice sconto, visto che me l'hanno regalato questo portafoglio, che vi lascerò poi in descrizione, che dovrebbe essere attorno al 5%. Come vi ho detto precedentemente, bisogna collegare poi il nostro hardware wallet a un software, come ad esempio Ledger Live. In questo caso abbiamo il software dedicato di OneKey, che possiamo trovarlo tramite desktop, mobile, estensione e addirittura via web. Poi vi farò vedere in un altro video dimostrativo il funzionamento. Supporta oltre 5.000 criptovalute e token, supporto multichain, ma soprattutto questo software può essere compatibile con altri software wallet. Poi andremo a vedere, come ho detto, nello specifico. Si può integrare comunque anche ad esempio a MetaMask e lo rende uno degli hardware wallet, insieme ad altri, questi non lo nego, è molto adatto per il Web3 e soprattutto per la DeFi. Ora non so se riuscite a vedere bene, ovviamente da dietro una telecamera, il display comunque si legge molto bene. I tastini sono un tastino dell'accensione, freccettina su, freccettina giù e l'ok. Durante l'installazione vi chiede di importare un wallet oppure di crearne uno da zero. Non supporta al momento la lingua italiana, ma supporta l'inglese, e durante la creazione vi chiederà di andare a scegliere il quantitativo di parole segrete tra 12, 18 e 24. Una volta che ha generato le vostre parole segrete, vi consiglio di copiarle in un luogo sicuro, eventualmente anche fotografarle tramite display, non condividerle in nessun modo e tenerle segrete. Dopodiché vi richiederà la verifica di queste parole e dopo potete andare ad impostare un vostro PIN personalizzato. Una volta fatte queste piccole task, siete pronti a scaricare il software, ma questo lo andremo a vedere in un altro video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto se siete arrivati fino a qui, vi conviene unirvi al nostro canale di Telegram, alla nostra community Telegram, perché non si sa mai che potreste ricevere una fantastica sorpresa.